Poracci, ci eravamo lasciati con una vera e propria hidden gem dell'era PS1, ovvero Rising Sun, titolo che secondo me va riscoperto assolutamente. Dai, un po' ci prende pure con il prototipo di Mother 3, c'è pure il bollino. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Cela faisait longtemps. Ange blanc de la mort. Bracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli riconosciuti da Nintendo. Come avrete già intuito dal titolo, questa non solo sarà una puntata ricchissima, ma sarà anche un episodio fondamentale, storico, epico per il TG Poro. Probabilmente proprio per questo non riuscirò a trattare tutte le notizie del giorno, quindi, visto che ci siete, seguitemi anche su Twitch, dove nei prossimi giorni registrerò un TG Poro Live, che poi verrà ricaricato qua nel weekend. Voi nel frattempo, mi raccomando, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Proprio perché c'è pochissimo tempo, oggi saltiamo l'angolo della poracciata. Però vorrei utilizzare questa parte iniziale per commentare qualche notizia importante, ma al volo. Ieri è stata rilasciata praticamente senza preavviso, almeno io non ne sapevo nulla, la versione Early Access di Hades 2. E questo è un problema, perché io sono già infognatissimo con Balatro e non ho fisicamente il tempo per gettarmi in un altro buco nero del calibro di Hades. Supergiant Games sembra aver confezionato un seguito molto conservativo, ma che espande in ogni direzione possibile l'enorme potenziale del primo capitolo. Il gioco costa circa 30 euro e al momento è disponibile solo su Steam in Early Access. Questo significa che non è ancora la versione definitiva del gioco, quanto piuttosto una versione beta in continuo miglioramento seguendo il feedback dell'utenza. Anche la storia non è nella sua versione definitiva, ma a livello contenutistico abbiamo già una mole pari alla versione definitiva del primo Hades. E comunque si parla già di record. In poche ore dal lancio in Early Access il gioco ha registrato più di 80.000 giocatori attivi, che è più del doppio di quanto fatto da Hades nel suo periodo di massima popolarità. Vi dirò, la tentazione di prenderlo immediatamente per scoppiarmelo su Steam Deck è tantissima. Voi che fate? Aspetterete la release definitiva? Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo l'ondata di review bombing diretta a Helldivers 2, scatenata dalla decisione di Sony di rendere obbligatorio l'accesso al PlayStation Network anche per i giocatori PC, è stato fatto un grande passo indietro. I giocatori PC non avranno più questo secondo login obbligatorio, Sony si è scusata e le recensioni positive stanno piano piano riaffiorando. Tolto l'effettivo problema di chi, per motivi regionali, veniva tagliato fuori dal gioco, anche se acquistato in precedenza perché fuori dalla copertura del PSN, a me questa storia continua a sembrare una gigantesca esagerazione, originata però dalla mancanza di una comunicazione efficiente e trasparente da parte di Sony, che vi ripeto, in questa generazione non è la prima volta che fa uno scivolone del genere. Se non altro però sembra che Sony abbia imparato dai propri errori e le cose sono state già messe da subito in chiaro per la versione PC di Ghost of Tsushima. Lo sviluppatore Sucker Punch ha infatti confermato che sarà necessario effettuare il login al PSN solo per accedere a Legends, la porzione multiplayer del titolo. Ed eccoci a una notizia dell'ultima ora e purtroppo dobbiamo parlare nuovamente di chiusure. A quanto pare Xbox avrebbe deciso di chiudere 4 studi Bethesda, con alcune rimanenze dei vari staff che confluiranno all'interno di altri team. I 4 studi in questione sono Alpha Dog, Roundhouse Games, ma soprattutto Arcane Austin e Tango Gameworks. Arcane Austin ci ricordiamo tristemente per il disastroso Redfall, ma non dimentichiamoci che lo studio in passato aveva messo la firma anche sul seminale Prey. Mentre Tango Gameworks, un tempo capitanati da Shinji Mikami, hanno dato vita a The Evil Within, Ghostwire Tokyo e lo spettacolare Hi-Fi Rush, che diciamocelo è stato uno dei picchi massimi tra le produzioni Xbox dell'ultimo anno e anche un elemento fondamentale per la strategia di espansione su altre piattaforme. Ma tutto questo non è servito a nulla. Questo per ricordarvi ancora una volta che tutte queste grandi acquisizioni comportano anche enormi rischi, le cui conseguenze colpiscono direttamente non chi fa gli investimenti sbagliati, ma chi si trova a livelli più bassi dell'organico. Altri 4 nomi che spariscono dopo essere stati inglobati da quello che al momento è uno dei più grossi, se non il più grosso, agglomerato di publisher esistente. Non lo so, a me sta cosa mette un bel po' di tristezza. Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games.
Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Otogi Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini, insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce ne è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otogi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otogi Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otogi Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Proprio oggi Nintendo ha rilasciato il resoconto sull'andamento finanziario dell'azienda per quanto riguarda l'anno fiscale appena concluso e come al solito ne sono emersi dati estremamente interessanti. Ma ancora più importante è stato l'intervento del presidente Shuntaro Furukawa durante un incontro con gli investitori. Furukawa ha infatti finalmente interrotto il silenzio sulla next gen targata Nintendo e sui piani a breve termine per quanto riguarda Nintendo Switch. Partiamo dai dati finanziari. Di sicuro più avanti dedicherò un approfondimento a questi numeri. Per ora però vi snocciolo qualcuna tra le statistiche più interessanti. Durante quest'anno fiscale sono state vendute la bellezza di 15 milioni e 700 mila unità di Nintendo Switch, un calo di oltre il 12% rispetto allo scorso anno, ma comunque un risultato impressionante per una console che è sul mercato da così tanto tempo. Ora Switch ha superato i 141 milioni di unità totali, i record di Nintendo DS e PlayStation 2 sono sempre più vicini, a meno che Jim Ryan non tiri fuori qualche altro milioncino di console dalla soffitta. Non sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere. I software continuano a vendere tantissimo, sono oltre 31 i titoli che quest'anno hanno superato il milione di copie vendute. Tra le new entry abbiamo Tears of the Kingdom con 20 milioni di copie, vi ricordo che Breath of the Wild ha da poco superato le 30. Poi c'è un debutto meraviglioso per Super Mario Bros. Wonder con 13,44 milioni di unità. Abbiamo un successo che scalda il cuore, quello di Pikmin 4 con 3,3 milioni, un vero record per la serie, che poi è seguito da un altro grandissimo ritorno, quello di Super Mario RPG. Anche il remake del classico Super Nintendo ha ampiamente superato le 3 milioni di unità. Poi ci sono Princess Peach e Mario vs. Donkey Kong che, nonostante il breve periodo di commercializzazione, già hanno superato il milione di copie vendute. Questo è proprio l'effetto Switch unito alla spinta dettata dal film. Tra gli evergreen abbiamo Mario Kart 8 Deluxe, ora sopra i 61 milioni di copie totali, una cifra senza senso, e tenete d'occhio anche i Mario Party, che continuano a vendere molto bene. Super Mario Party ha ormai superato le 20 milioni di unità, e proprio per questo sono sempre più convinto che il rumoreggiato progetto Banquet sia proprio un Super Mario Party 2. Se non sapete a cosa mi sto riferendo, recuperatevi lo shorts di ieri, subito! Tolto questo, ma cosa ha detto Shuntaro Furukawa di così sconvolgente? Beh, la compagnia per la prima volta ha confermato ufficialmente l'esistenza di una next gen targata Nintendo. Che sì, ovviamente è un po' il segreto di Pulcinella, ma avere l'ufficialità su una notizia del genere significa che da questo momento non si torna più indietro. Questo nuovo hardware, di cui ancora non sappiamo nulla, sarà ufficialmente presentato entro la fine dell'anno fiscale in corso. Badate bene, questo significa che la presentazione della console avverrà entro marzo 2025, ma la sua pubblicazione potrebbe slittare addirittura più avanti. Io a questo punto sono abbastanza sicuro che Nintendo cercherà di seguire l'iter di Switch con una presentazione verso ottobre per un lancio a marzo 2025, ma sono curioso di sapere la vostra, perché nella peggiore delle ipotesi la console potrebbe arrivare molto più in là, magari anche nel 2026, chissà. Altra cosa importantissima però è che ci sarà un Direct a giugno come consuetudine, solo che è stato subito messo in chiaro che questo evento sarà dedicato esclusivamente a Nintendo Switch e alla sua lineup del 2025. Non ci sarà alcuna menzione di Switch 2 o quale che sia il nome del successore di Switch. Il prossimo Direct, insomma, sarà Switch centrico e questa nuova console verrà presentata in un evento dedicato che arriverà quando arriverà. Forse questa per me è la parte più liberatoria e consente di godersi, anche con le giuste aspettative, l'appuntamento estivo della grande N.
magari ci fosse sempre questa chiarezza prima dei Direct. Comunque, anche qui si apre uno scenario di discussione stra-interessante. Cosa possiamo aspettarci da questo Direct e in generale dalla seconda metà del 2024 targata Nintendo? Si andrà avanti a titoli minori occupando i mesi da giugno a dicembre oppure ci sarà spazio per qualche bomba di fine generazione? Noi ridiamo e scherziamo, ma c'è ancora in ballo Metroid Prime 4? Che sì, molto probabilmente sarà un titolo cross-gen, ma se vogliono farlo uscire per Switch, prima o poi dovranno presentarlo, no? Comunque Switch ha ufficialmente sorpassato la metà del suo ciclo vitale, una console che rischiava di seppellirci a tutti quanti. Da qui per me le cose iniziano a farsi molto interessanti, e le transizioni generazionali sono sempre dei periodi estremamente delicati e vanno gestiti nel migliore dei modi possibili affinché l'utenza rimanga ancorata all'ecosistema in attesa della nuova piattaforma. Sarà interessantissimo vedere come Nintendo deciderà di muoversi in questi mesi, e possiamo stare certi che ne vedremo delle belle e non vedo l'ora di commentare tutto quanto qui, come sempre, con voi. Proprio per questo vi aspetto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Anzi, visto che ci siete, seguitemi pure su Twitch perché in questi giorni faremo una bella live riassuntiva su tutti i rumor generazionali e su cosa possiamo aspettarci da Nintendo da giugno fino a dicembre. Nel frattempo però fate bravi, riposatevi dormendo Furukawa tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Shuntaro, Michele Switch 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Switch 2.